Bentornati su Manatube, io sono Spec, lui è Damian. Ciao. E in questa puntata andremo a parlare di un comandante fantastico. Ritorniamo sui consigli costruttivi, siamo post-Teros e bisogna parlare di un titano vecchissimo, Elder Titan Uro. Chiacchierato, potente, esagerato. Proveremo a vedere cosa gli si può costruire intorno. Subito dopo l'uomo sigla. Come sempre vi ricordiamo di mettere un bel like e un subscribe al canale per restare sempre informati sugli ultimi video che escono. Ma adesso torniamo alla fase principale del video. Uro, commander, è stato subito visto come una carta molto potente, fa davvero tante cose. Proviamo a vedere un po' com'è sta carta. Un titano, Elder Giant, che 6-6, che entra con 3, uno in colore, uno blu e uno verde. Se lo lanci e entra nel campo di battaglia, se non l'hai lanciato con fuga, sei costretto per sacrificarlo. Che schifo! Ma ha un ETB che dice che quando entra in campo di battaglia Uro, guadagni 3 punti vita, peschi una carta e puoi mettere in gioco una terra dalla tua mano. Stappata! Ah, infine, fuga, ovvero che puoi lanciarlo dal tuo cimitero esiliando 5 carte, pagando 2 blu e 2 verdi. Spec, cosa possiamo dire di questa cosa? Beh, ha anche un'abilità in attacco, che è la cosa che tutti si dimenticano sempre, ma è la cosa fondamentale per una tipologia di mazzo fatto con Uro, assolutamente. E io farei la nostra analisi SWOT, tu cosa dici? Esatto. Quindi partiamo dai punti di forza di Uro. Punti di forza. Allora, fa valore continuo, una fonte di valore continuo, perché è nella tua command zone e ti permette di pescare, di rampare e di guadagnare vita, sia in ETB che in attacco. Quindi, sì, insomma, fa un po' tutto sto ragazzo. Ha un body sopra la media, perché adesso pare che sarà da sacrificare, forse, però... Sì, un 6-6 che entra 3/4 esiliando carte del cimitero, appunto con l'abilità escape, insomma è davvero ottimo. E poi doggia / non se ne frega più di tanto della tassa di comando, che è una cosa che solitamente bisogna tenere d'occhio. Sì. Se pensate, alcune carte sono state bannate proprio per questo motivo. Sì. Da Ravi, che era il comandante Bante, ma anche Tazigur, hanno fatto una brutta fine perché... Sì. Schivavano appunto questa tassa. Lui la schiva, ovviamente il costo sia per il mana, comunque è abbastanza mana intensive, sia per il fatto che devi esiliare 5 carte, probabilmente lo rende non troppo un pesante. Un pelo fixato, dai, un pelo aggiustato. Sì, sembra di sì. Sì. Diciamo che se fosse stata un'abilità invece che un cast, quello di fuga, probabilmente cambiava. Sì. Ricordatevi che è un cast, quello di fuga, non è mai un'abilità. Giusto. Ve la possono neutralizzare. Mm-hmm. Però ci sono anche dei punti di debolezza, diciamo. Infatti fuga richiede un costante nutrimento del cimitero. Sì. Non si può fare in qualche modo che il cimitero sia sempre rifornito per poterlo rigiocare. Oppure lo si può anche rimettere in zona di comando, però alla lunga potrebbe rischiare di essere un po' molto costoso. Molto costoso. E quando entra si sacrifica. È una cosa positiva, forse, però bisogna sempre contare che quando lo giochi da comando non ti rimane in campo. Se ti serve un bloccante, se non ce l'hai, al momento non c'è. E poi, ultima cosa, ma questa leggermente meno immediata, queste cose uno le guarda e le intuisce da solo. Subito? Dice, bravi, occhio. Non si può barare con Uro per riuscire a metterlo in campo. Non è possibile rianimarlo dal cimitero, non è possibile utilizzare Flash come carta, non è possibile anche solo fare tanti altri modi per barare verdi per metterlo in gioco, e questa cosa... Non si può schivare, c'è la scritta nella carta, però è comunque una cosa un po' sottile. Assolutamente. Però questo comandante ha anche delle opportunità e sono soprattutto legate al suo ETB, o meglio ai suoi due ETB,
che essendo tali, come Enter the Battlefield, vanno in pila e quindi danno l'opportunità di poter gestire queste due abilità in un modo tattico, quindi prima del sacrificio, avendo già risolto il, appunto il pescata, giocata a terra, guadagnata punti vita, si riescono a fare sì, del valore. Anche il se entra castato e non è, no, non è stato castato senza fuga, è un ETB. Esatto. Devi sacrificare. Esatto. Quindi c'è questi due ETB che si mettono in pila tra loro. E puoi decidere di usare carte tipo, una fra le tante che poi citeremo meglio dopo, è come Crystal Shard, che appunto carta offensiva, ma in questo caso difensiva, tattica, e ti permette di riprenderlo in mano al costo di un mana blu, probabilmente, o tre in colore, se sta succedendo qualcosa. Puoi proprio strano. Mettere, sì, soltanto opportunità per metterlo in mezzo. Esatto. E inoltre è un draw engine, cioè ti dà la possibilità di pescare dalla command zone, che è un qualcosa che si può creare qualche imbroglio. Come mezzo, vedremo, di... ci si può lavorare sì. Molto bene. Diciamo che qualche piccolo rischio c'è. Già. Uno penserà subito al fatto che se uno non ha carte nel cimitero, uno si inceppa. Beh, ma non è quello il problema. Il problema, probabilmente, noi la vediamo così, non è proprio che, ad esempio, le removal di massa del cimitero. Esatto. Carte come Relic of Progenitus o Terra degli Sciacalli. Sì. O Bushuka Bog. Quelle carte che esiliano il cimitero one shot in realtà non sono così pericolose probabilmente per uno, nel senso che se uno è già nel cimitero viene messo nella command zone, quindi va bene, le carte vengono esiliate ma puoi ricominciare a costruirci sopra. Secondo noi le carte più pericolose sono le carte a rimozione singola dal cimitero, esatto. Come Scavenging Ooze, che permettono appunto di esiliare tutto quello che c'è intorno a Uro e lasciarlo lì. Lasciarlo da solo, quindi intrappolato, intrappolato nel cimitero. Anche carte come le Line of the Void sono carte molto pericolose, perché se riescono a togliere le carte dal cimitero e dopo non ne possono più entrare, Uro resta bloccato, di rimanere un po' bloccato. E poi, meno presente del solito, ma che comunque tenere in considerazione, sì. Control Magic. Carte come Control Magic che te lo rubano, l'avversario esatto. Comincia a fare il suo valore e sì, direi che l'unico modo per l'avversario per prendere il tuo Uro in un modo, diciamo appunto rianimarlo dal cimitero non può e questo è l'unico modo che sì, insomma, può essere un problema. Però già boomerangandolo sì, ci riesce. Esatto, siamo in blu ragazzi, cioè, siamo sono dei rischi comunque molto limitati di una carta molto è una forte. Carta molto forte, assolutamente. Detto questo, adesso vi diamo quello che vi aspettate, cioè delle possibili build per questo mazzo. E abbiamo guardato, abbiamo cercato qualcosa, abbiamo visto sicuramente una tematica landfall che si può sviluppare, sicuramente una tematica self-mill, appunto per creare sempre più valore, o parlando di valore, un qualcosa di spurio, di unito fra un value mid-range più combo, che andremo poi a spiegare meglio, ecco. Parto con la dinamica, con la build del landfall, che insomma diventa abbastanza simile ad altri mazzi landfall. Primo fra tutti direi Tatiova, il termine di paragone può essere fatto con lei, ovvio che Uro è su un altro livello, anche perché guadagna 3 punti vita, giochi peschi carta e giochi terra, mentre Tatiova quando giochi terra guadagni 1 punto vita e peschi una carta. Però lo sviluppo comunque è semplice, ci sono carte direi simili. Sì, diciamo che una è un uncommon e una è una mitica e si vede la differenza. Poi Tatiova aiuta nel momento in cui riesce a giocare delle terre in più, quindi è proprio il landfall per eccellenza. Però Uro diciamo che ha anche più potenziale in attacco, nel senso che Tatiova una volta giocata sta lì. Quella direi che è la differenza. Invece Uro è un 6-6 che ti attacca tutti i turni, ti picchia, fa valore ancora forte. Detto questo, però, le carte di landfall sono sempre le solite, sono molto famose, sì. Royal Elemental, Avenger of Zendikar, oppure anche Kalni e Heart Expedition, esatto. Sono tutte carte che nei mazzi landfall ci vanno e sono molto molto forti, soprattutto
se poi con Uro riesci a giocare a terre stappate, quindi potresti ancora fare altre cose, rischi che in un turno ti esploda completamente la situazione e non riesci più a gestirla. Assolutamente. Un'altra tematica è quella invece del self-mill che aiuta costantemente a macinarsi, a avere benzina per Uro, e di questo possiamo effettivamente ricordare Hedron Crab, che ha una tematica landfall ma è più importante per la macinata, Jace Archivist, o anche carte come Hermit Druid, carte magari meno conosciute e che spesso vengono utilizzate per altre cose. Spesso Hermit Druid è fatto per delle combo, ma in questo caso anche giocato normalmente, essendo un mazzo che vuole tante terre, comunque probabile che delle basi che si arrabbiate, però se anche solo buttate 15-20 carte al cimitero, dopo la cosa si fa sentire. Altra cosa sempre del self-mill da non dimenticare è l'abilità Dragare o Dredge, molto famosa in altri formati, che ti permette di avere una carta con Dredge nel cimitero, peschi con Uro, quindi macini. Esatto, ma il punto è che peschi direttamente con Uro, cioè non devi aspettare il turno. Proprio il tuo comandante ti dice che pesca a un certo punto, quindi ti metti roba al cimitero. E di questo possiamo parlare, dire Golgari Grave Troll. Sì, è lui, è il protagonista assoluto. Ultima buildaggio possibile che abbiamo appunto valutato è quello value, cioè avere varie carte che ti creano un mazzo sul mid range tempo, puoi andare anche un po' sul contro, quindi questo tipo di gioco, ecco, come per intenderci, e quindi creare il tuo valore nel tempo con carte che possono somigliare anche a landfall o anche a self-mill, ma avendo anche, oltre a questo, diciamo, ok, ho il board più forte della storia, quindi sto vincendo, avendo anche qualche soluzione di combo. Sì, perché, come dire, Uro, come abbiamo detto, è un draw engine se stesso. Facendo mana infinito, uno può pescarsi il mazzo. Lo puoi giocare dalla command zone, non ti interessa. Entra, si sacrifica, torna in zona di comando. Per fortuna che si sacrifica. È un grande vantaggio, perché hai la possibilità di scegliere se mandarlo al cimitero o in command zone. Pescarci tutto il mazzo spesso vuol dire vincere, sia perché sei a mano infinito, sia perché se hai anche solo una carta o due che dicono che vinci la partita, se non hai più carte nel mazzo, li standa. Oppure è molto del caso, oppure qualsiasi cosa essere che uno vuole mettere. Davvero, perché ti te le peschi tutte, quindi dopo sai benissimo cosa vai a cercare. Di queste combo ricordiamo, ad esempio, Dead Eye Navigator e il Drake, il Peregrine Drake, esatto. Che appunto Dead Eye è un 5-5 che entra con 6, esatto. A Soul Bond e tappando 2 la creatura con cui è peirato, con cui è collegato, insomma, si blinca, esatto. Lui, esatto. Uro si blinca, blinchi l'altro drago. Sì, in sé può funzionare benissimo con Uro perché crea un vantaggio. Poi se hai il drago hai fatto mana infinito e finita. Mana infinito perché il drago 2-2 che entra con 5, stappa le terre. Sì, esatto. Tappi 5, lo blinchi a 2, hai 3 mana in pool e vai con liscio, come si suol dire. Altra combo che poi, ce ne sono milioni, ma quelle che hanno un attimo, diciamo, di paio per farvi capire più o meno perché sono interessanti, dai, il Vigen Craft Mage più Selvala, e appunto il Vigen è quello con Craft, che appunto ha anche un'abilità, è 1-0-0 che entra con 2 segnalini, entra con 2 direi, o 3, con 3 anzi, con 3, e paghi 2 e puoi stappare una creatura che ha un segnalino, quando Selvala entra gli metti sopra un segnalino e appunto riesci a creare mana infinito, perché pagando 2 hai Uro che ha un 6-6 e quindi sono, perché comunque c'hai l'ETB, esatto, sì, hai il tempo dell'ETB. Uro e l'ETB, volendo, per dire, riesci a fare abbastanza mana, dopo dici vabbè, mana lo sacrifico, lo rimando nella zona di comando e lo gioco. Quindi per questo archetipo uno si può proprio sbizzarrire e fare un mazzo più o meno come preferisce. Se vuole delle combo dentro per essere anche più competitivo o per avere una vittoria alternativa, sono molto valutabili secondo noi. Parlando invece di carte sinergiche, per ultimo su queste carte che a noi piacciono davvero tanto, stanno bene in un po' tutti gli archetipi secondo noi e vale la pena che si vengano citate. Alcune di queste aiutano a rifornire sempre il cimitero, come Greater Good e Altare di Demenza.
Gantry Good è un incantesimo che entra con 4, 2 incolori e 2 verdi, e dice che sacrificando una creatura puoi pescare tante carte per la forza e poi scartare 3 carte. Esatto. In ETB Uro è sulla pila, lo sacrifichi e peschi 6 scartando 3, quindi ti dà vantaggio. Lo stesso vale per Altare di Demenza. Esatto, che semplicemente lo sacrifichi potendo macinare un giocatore. E in qualche caso strano può servire anche per macinare gli avversari, ma in sé proprio per fillare bene, per riempire, inciccionire un po' il cimitero, per avere modo di rigiocarlo in modo semplice. Altra tipologia di carta che ci piace molto e ci deve essere, di cui uno l'abbiamo già parlato, è Crystal Shard o Erratic Portal, che appunto hanno la possibilità sempre in quel momento di ETB di far riprendere in mano Uro. Diciamo che sono carte vantaggiose perché appunto qualcuno deve, uno deve pagare, non paghi, tu non paghi, tu non paghi, sai, invece no, esatto. Sono comunque abbastanza versatili. Sì, sì, poi sì. Le fetch ci vogliono, sono carte utilissime, ma anche Evolving Wild va benissimo, sì. La vedo male. Sono carte che ti cercano terre e poi ti permettono di avere altra mezza nel cimitero, davvero molto molto importante. Esatto, raddoppi il landfall. Esatto. E fila al cimitero, quello che vuoi fare in questo mazzo. Poi dopo ci sono carte come che permettono di copiare. Esatto, perché nel modo furbo. Nel modo furbo, perché molti cloni entrano sul campo di battaglia e lo copiano, ma anche loro devono essere sacrificati. Devono morire, quindi esatto. Sono un ETB un po' così. Invece quelle carte che riescono a copiare Uro quando sono già sul campo di battaglia, come Mirage Mirror, che è un artefatto che entra con 3 e tappando 2 copia un artefatto, una creatura, una terra, esatto. O un incantesimo. Beh, sì, può sì, essere. Sì. E beh, ci guardiamo, nel senso che ce l'abbiamo qua. Un incantesimo. Perfetto. Anche, fino alla fine del turno, entra Uro, lo copi, bene, io attacco. Sono già pronto. E l'anonimo Unstable Shapeshifter, che è uno 0-1 che entra 4, che dice che quando un'altra creatura entra in gioco, lui diventa una copia di quella creatura. Quindi è già in gioco, non fa l'ETB, sì. E hai un bel Uro che non ha problemi di sacrificio, ecco. Ultimo, ma non meno importante, il Sundial of Infinite, che è un artefatto che entra con 2 incolori, tappando uno e tappandolo finisce il turno. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutte le abilità vengono attivate, tutta la pila viene neutralizzata e il turno finisce. Mettete in pila i 2 effetti di Uro, esatto. Vengono cancellati entrambi, Uro rimane. Oppure sì, peschi, metti giù la terra, guadagni 3 vite e dopo è giusto in effetti. Quindi solo il bello. Però sì, sono carte, bene o male, che a noi piacciono molto, sì, secondo noi molto tattiche, andrebbero in molti mazzi, poi ognuno, come abbiamo detto, può farlo come vuole, davvero libertà di espressione altissima, sì, il fatto sì. Di poter guadagnare vita, pescare carte, fare terre, sta bene in qualsiasi mazzo che giochi in verde. Questa è la rubrica dei consigli costruttivi e questo è Uro. Fateci sapere se aspettavate altre carte, se vi è piaciuto, iscrivetevi, mettete mi piace o fateci anche solo sapere se preferivate un altro comandante, sì, magari sì, teniamo conto per la prossima e vi auguriamo di rivederci presto.